sound it seemed to fade. It came back like a slow voice on a wave of thigh. Is that one old DJ that was Hazy Cosmic Jive? C'è un uomo delle stelle che attende in cielo, così nel 1972 David Bowie cantava la sua indimenticabile e inconfondibile Starman in un clima, in un momento storico in cui la corsa allo spazio era un tema di strettissima attualità e in un momento storico appunto in cui la corsa allo spazio fu anche uno degli aspetti che assunse poi la guerra fredda nella contrapposizione anche politica, economica e sociale tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica, con queste due superpotenze che erano impegnate a gareggiare nella conquista di nuove frontiere extraterrestri. Perché vi diciamo tutto questo? Perché questo è il tema della trasmissione che oggi affronteremo insieme in un'ora, insieme a voi telespettatori di Rete 8 che ci state seguendo sia da casa e sia anche in diretta streaming sul nostro sito www.rete8.it con gli ospiti che abbiamo qui in studio e che vado subito a presentarvi. Abbiamo con noi Luciana Vecchi, buonasera. Presidente del Rotary Club di Pescara Ovest Gabriele D'Annunzio, e abbiamo in studio sempre con noi anche il colonnello Bartolomeo Di Pinto, colonnello a riposo dell'Aeronautica Militare Italiana. Buonasera e grazie per aver accolto il nostro invito. Buonasera. E poi abbiamo anche altri tre ospiti di caratura internazionale, proprio il caso di dirlo, eccoli qui, li vediamo che sono collegati con noi via Zoom. Io parto dal nostro uomo delle stelle, il caso davvero di definirlo così, l'ingegner Franco Malerba, che è stato il primo astronauta italiano a conquistare lo spazio. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei, buonasera a tutti i suoi ospiti e in particolare ai protagonisti di questo ultimo libro di cui parleremo. Ci arriviamo, perché questo è proprio lo spunto della trasmissione anche. Do il buonasera anche al professore Enrico Flamini, planetologo, presidente della Scuola Internazionale di Ricerca nelle Scienze Planetarie dell'Università D'Annunzio di Chieti Pescara, che è stato anche capo coordinatore scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana. Buonasera al professor Flamini. Per tanti anni. Buonasera, che piacere. Buonasera. Piacere tutto nostro. E buonasera anche alla professoressa Lucia Marinangeli dell'Università D'Annunzio di Pescara Chieti e coordinatrice della sezione Geologia Planetaria della Società Geologica Italiana. Buonasera. Buonasera. E grazie per aver accolto il nostro invito. No, grazie, il piacere è tutto mio. Buonasera a voi e saluto affettuosamente gli ospiti che avete in studio. Grazie. Allora, abbiamo un po' anticipato, come diceva appunto l'ingegner Malerba, lo spunto della nostra trasmissione, dicevamo, parte anche da qui, da questo libro, dallo Sputnik a Marte e oltre. Parliamo appunto di esplorazioni spaziali partendo appunto da questo libro. I tre autori sono presenti in questo momento nella nostra trasmissione: Bartolomeo Di Pinto, Lucia Marinangeli ed Enrico Flamini. E l'organizzazione di questa manifestazione ovviamente è in capo al Rotary Club Pescara Ovest Gabriele D'Annunzio. Noi abbiamo proprio la presidente del Rotary. Partiamo proprio da qui, da questo viaggio spaziale che oggi ci concediamo, presidente, in un momento in cui purtroppo l'emergenza sanitaria ci costringe anche a stare distanti, e questo è anche il motivo per cui in tre siamo in presenza e invece altri tre purtroppo sono dovuti stare a casa, insomma collegati via Zoom, ma non per questo insomma gli argomenti saranno meno interessanti, anzi la conversazione sarà ancora più incalzante perché avremo la possibilità davvero di trattare numerose tematiche che sono poi anche un po' quelle contenute in questo libro. Ma intanto, Presidente, ha voluto organizzare questa trasmissione, perché partiamo da qui? Allora, intanto c'è da dire che il nostro club è un'associazione di servizio ed è uno dei 33.000 club che sono Rotary, sparsi in circa 200 paesi e aree geografiche del mondo. E i rotariani sono soci volontari, tutti uniti nella mission
del servire al di sopra di ogni interesse personale, portano in alto i valori del Rotary e l'impegno operativo in tutti i settori della società, dal settore della salute a quello della pace, la risoluzione dei conflitti, l'economia, ma anche lo sviluppo, l'istruzione, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica. Quindi non sono soltanto presenti come nei più grandi eventi della storia dell'uomo, ma ne sono stati e ne sono ancora protagonisti. Tanto per parlare di esplorazione, sono presenti e sono stati presenti anche nell'esplorazione spaziale i rotariani, perché già nel 1968 l'astronauta Frank Borman, che al comando dell'Apollo 8 circumnavigò la Luna, era un rotariano del Club Rotary di Houston e portò in orbita proprio il gagliardetto del Rotary, simile proprio a questo è il nostro, ma allora lui mise in orbita il suo. Ma l'anno successivo, nel 69, anche Neil Armstrong, che a bordo dell'Apollo 11 poi sbarcò sulla Luna, era anche lui un rotariano ed era di un club Rotary dell'Ohio, per non dire poi di John Kennedy, il presidente americano che organizzò la missione dell'Apollo 11, era un rotariano di un club Rotary del Massachusetts. Perché questa premessa? Perché questo grande interesse proprio del Rotary? Perché il Rotary è vivo e presente sempre in tutti gli eventi della storia, dell'umanità, dell'uomo e dell'uomo anche nello spazio. L'occasione per questo incontro con i protagonisti, gli autori del libro, no? Che è stato citato prima, dallo Sputnik a Marte e oltre, che sono l'amico colonnello dipinto, che è anche socio del nostro Rotary, del nostro club, ma il professor Enrico Flamini, poi la professoressa Lucia Marinangile e poi che dire di Franco Malerba, che io ringrazio, sono molto onorata che abbia accettato di essere qui con noi, perché veramente è un evento e la sua presenza è fondamentale anche per i telespettatori e per tutti gli amici che ci seguono. Lo spunto è stato proprio il libro. E da qui vogliamo partire. Durante l'estate, proprio quando sembrava che la pandemia ci stesse allentando la sua morsa, no? Ce la stessimo lasciando dietro come lockdown, e parlando con l'amico dipinto proprio su questo libro che stava per essere pubblicato, è venuta così l'idea di far sì che il contenuto così tanto importante, gli argomenti così rigorosi e perfettamente precisi, scientifici, ma anche ricchi di aneddoti e di episodi, per così dire dietro le quinte, non restasse questo contenuto oggetto di nicchia per gli appassionati, solo per gli appassionati dello spazio, ma fosse destinato a un pubblico più ampio, a tutta una comunità e anche e soprattutto agli studenti. Magari ne parleremo che sono poi pezzi dopo. Di cuore, come si può dire per lei, per quanto riguarda la sua carriera, sì. Anche di questo parleremo, però adesso vorremmo dare un attimo la parola, l'abbiamo detto, al nostro uomo delle stelle, l'ingegner Franco Malerba, che è stato il primo astronauta italiano a conquistare lo spazio nel 1992 con lo Space Shuttle Atlantis, portando appunto nello spazio il satellite a filo italiano detto Tetraed. Allora, io andrei proprio dall'ingegnere per raccontarci un po' di questa esperienza, brevemente, una domanda che le avranno fatto forse milioni di volte, immagino, nella sua vita, però tante volte si chiede magari ai bambini cosa vuoi fare da grande e dicono l'astronauta, poi qualcuno ci riesce e qualcun altro no. Ecco, fare l'astronauta era uno dei suoi sogni nel cassetto o è andata diversamente, insomma, si è trovato appunto in questo momento a conquistare lo spazio e a portare quindi alto il nome dell'Italia anche oltre il nostro pianeta?
La ringrazio molto della domanda, in effetti è un piacere essere qui con voi a parlare di spazio. La domanda che capita sempre è su questa, come dire, ispirazione allo spazio. Devo confessare che certamente io ero molto affascinato da questa competizione Stati Uniti, Unione Sovietica per la presenza nello spazio, prima con Gagarin, le prime uscite extraveicolari, dove sembrava che l'Unione Sovietica avesse un predominio, una leadership che gli americani stentavano a inseguire. Poi finalmente la grande epopea dello sbarco sulla Luna. Ricordo che sulla Luna ci sono arrivati, ma praticamente nel giro di un anno, con una serie di missioni straordinarie, dall'Apollo 7 all'Apollo 11, in cui furono messi a punto tutti questi diversi veicoli che servivano per questa straordinaria missione, il rendezvous in orbita attorno alla Luna, con un astronauta che rimaneva a fare la guardia lassù mentre gli altri due erano sul terreno lunare, e poi il naufragio nello spazio, l'Apollo 13, di cui abbiamo visto anche un formidabile film che ripercorre una grande avventura epica, diciamo pure, dello spazio. Quindi tutto questo certamente era un bel background, però era un tipo di attività che parlava altre lingue. Poi finalmente nel 77 ci fu la prima selezione di astronauti ESA, di astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea. Un po' casualmente, devo dire, mi candidai, però il mio profilo corrispondeva a quello che si cercava finalmente degli scienziati per andare a operare nello spazio. Fino allora forse gli astronauti erano soprattutto persone capaci di funzionare molto bene in condizioni stressanti, in condizioni di minaccia della propria esistenza. Ricordo la frase americana life threatening environment, mentre viceversa con lo shuttle si cominciava a ragionare anche in termini di scienza. Fui piuttosto bravo e fortunato, arrivando negli ultimi finalisti. Poi ci furono complicazioni, difficoltà, rimasi in una sorta di lista di attesa per ancora 15 anni, per cui penso che la più grande mia virtù sia quella della perseveranza e del rimanere competitivo attraverso il tempo. Finalmente nell'89 ebbi il biglietto d'imbarco, e nel 92, dopo 3 anni di addestramento, ho accompagnato nello spazio una bellissima missione scientifica, questa del satellite a filo, di cui ancora si parla come di una missione estremamente complicata, estremamente fantastica, fantasiosa, con questo satellite che cammina sulla nostra testa, tenuto da un cavo, e genera elettricità attraversando il campo magnetico terrestre. Quanto tempo ci è rimasto nello spazio? La mia missione fu una missione tipica dello shuttle di 8 giorni, quindi una missione breve. Interessante anche questa sua domanda, mi permette di, se posso ancora prendere qualche minuto, comparare, diciamo, il tipo di attività che si faceva con lo shuttle alla Stazione Spaziale Internazionale, che è la realtà di oggi. Oggi gli astronauti sulla Stazione Spaziale trascorrono in media 6 mesi, quindi hanno molto più tempo a disposizione per programmare i loro esperimenti, le loro attività, tant'è che poi lavorano tutti con lo stesso orologio, per così dire. Noi invece eravamo organizzati su 2 squadre, la squadra, per così dire, di giorno e la squadra di notte, proprio per utilizzare ogni minuto possibile del tempo orbitale, e quindi forse c'era una maggiore pressione di eseguire attività con le missioni brevi che non con una missione più lunga come quella della stazione spaziale. Ma è evidente che con la stazione spaziale si può fare molto di più che con lo shuttle. Però la stazione spaziale è stata costruita dallo shuttle, quindi dobbiamo essere riconoscenti a questa straordinaria macchina, che purtroppo si è rivelata anche pericolosa, con 2 incidenti gravissimi che hanno causato la morte di anche amici miei, tra l'altro, e che però hanno segnato la strada per un altro approccio all'esplorazione lontana, che vedremo
in atto con i programmi dei prossimi anni, Artemis e Orion, i nuovi veicoli per andare nello spazio. A proposito, insomma, dallo Sputnik, che è stato insomma un po' quello che ha aperto la conquista dello spazio, fino alle ultime missioni, insomma, quanto vede cambiato appunto tutto questo modo di lavorare, di andare alla conquista appunto di frontiere extraterrestri? Ma quando io penso a Yuri Gagarin, in effetti proprio qualche giorno fa ne abbiamo celebrato l'anniversario, 60 anni, quant'erano, penso ad una persona che ha preso su di sé un rischio altissimo, perché a quel tempo veramente non avevamo nessuna esperienza del vivere e sopravvivere nello spazio, non solo la sfida dell'ascesa in orbita, quindi dell'utilizzo di un veicolo necessariamente pericoloso, e poi il rientro con una capsuletta che rientra nell'atmosfera, si surriscalda e rischia di cadere un po' dove capita, ma anche la stessa assenza di peso era un qualche cosa che era assolutamente ignoto. I piloti in generale cercano sempre di evitare le cosiddette IG negativi, la gravità negativa. Quando si tratta di fare una curva si mettono sempre in condizione che i G siano positivi. Invece in assenza di peso i fluidi del corpo umano tendono ad andare verso la parte alta del corpo, verso il volto, verso il cervello, quindi insomma una situazione anomala. Ci si domandava se i liquidi dell'occhio, del corpo vitreo cosiddetto, si sarebbe modificato al punto tale che non si sarebbe riusciti a vedere. Le incertezze che c'erano in quei tempi erano molto più grandi delle incertezze che poi via via abbiamo rimosso, e oggi si va nello spazio con una certa tranquillità. Però ci poniamo delle frontiere più ambiziose, che sono quelle di allontanarci dalla Terra, e questo comporta altri rischi, altre difficoltà, soprattutto quella delle radiazioni, da cui non saremo più protetti una volta che ci allontaniamo al di là delle cosiddette fasce di Van Allen, quindi qualche 1500 chilometri diciamo dalla Terra, e lì sarà più delicata la faccenda. Forse non abbiamo ancora tutte le risposte su come affrontare questo tipo di difficoltà. Vabbè, ci si sta comunque lavorando, mi pare di capire, perché davvero i passi che sono stati compiuti in tanti anni sono stati tantissimi. Ingegner Malerba, torneremo tra poco da lei. Io adesso vorrei dare un attimo la parola anche al professor Enrico Flamini, perché ovviamente è un esperto del settore, per tutte le qualifiche ovviamente che ricopre, per tutto il lavoro che ha svolto in anni di attività. Vi dico soltanto una cosa, a beneficio dei telespettatori che ci seguono in questo momento da casa, che tra i numerosi riconoscimenti ricevuti, il professor Flamini ha anche un asteroide intitolato proprio a lui. Insomma, professor Flamini, parlavamo dei viaggi interspaziali, parlavamo del fatto che sono stati fatti dei passi da giganti. La domanda è perché andare oltre lo spazio? Insomma, l'uomo nei secoli di storia ha sempre avuto degli Ulisse che sono andati alla scoperta di nuove frontiere, di nuovi posti. Insomma, il viaggio, l'esplorazione è stato un istinto innato da sempre nell'uomo. Ma adesso, ecco, spingersi oltre i confini del nostro stesso pianeta, per arrivare dove e perché? Beh, Ulisse è una parte del tutto, chiaramente la scoperta del non conosciuto, la scoperta di quello che può essere dietro l'orizzonte del mare, ha guidato i primi marinai, e la scoperta di quello che sono stati e che sono i pianeti, così come li conosciamo oggi, del nostro sistema solare, è stata un'altra parte, ed è stato un grande viaggio che già ci ha dato risposte. Il viaggio successivo è quello di cercare di far sì che la specie umana possa, con tutte le difficoltà dovute a ambienti molto estremi, a viaggi molto lunghi, quello che diceva Malerba a proposito delle radiazioni è uno degli aspetti fondamentali, così come è fondamentale un viaggio molto lungo senza una gravità o in assenza di gravità che possa poi però mantenere in efficienza gli astronauti quando arrivano
perché in fondo la Luna erano pochi giorni, è stato un passo enorme, ma erano pochi giorni di viaggio. Andare su Marte già significa 6 mesi, quindi cambia radicalmente il tempo di esposizione e alla radiazione e all'assenza di gravità, nonché poi doversi costruire in situ, dove si arriverà, tutta la nostra realtà. Non è che si può pensare di andare in un viaggio appunto come Marte, 6 mesi, arrivo, poi nel frattempo Marte e la Terra si muovono uno con l'altro, quindi non è che prendo, arrivo e ritorno immediatamente, quindi starò un certo periodo di tempo là, io astronauta che farò questo viaggio, quindi mi dovrò, non sarà possibile portare tutto quello che serve dalla Terra. Non è una gita in cui ci si porta il cestino da picnic, bisogna coltivare lì, bisogna fare qualcosa lì, bisogna trovare per esempio la maniera di produrre acqua, ossigeno e anche il propellente per tornare indietro, produrlo localmente, e questo è quello che si farà. Ma perché fare tutto questo? È perché di nuovo c'è una parte delle risorse della Terra che non sono infinite, e quindi in qualche maniera bisogna pensare a risorse anche nel resto del sistema solare. Uno dei temi di questi giorni è proprio quello che si chiama space mining, ovvero fare attività mineraria su altri corpi e trovare altri spazi per l'evoluzione umana. E poi, se la guardiamo ancora più in là, ma non nell'arco delle decine di anni, ma nell'arco di qualche secolo, trovare anche la maniera per andare forse oltre anche i confini del nostro sistema solare, e quindi trovare la possibilità di avere altri pianeti adatti a un'espansione della nostra specie. Quindi, professore, la fantascienza come oggi la conosciamo, come ci viene proposta anche attraverso i libri, attraverso il cinema, non è poi tanto fantascienza, ci pare di capire questo, insomma. Un po' è così. Se vogliamo, Jules Verne e il suo viaggio verso il viaggio alla Luna era fantasia, ancora prima che fantascienza, quando l'ha scritto. Poi siamo arrivati sulla Luna a fine degli anni 60. Viaggiare oltre le colonne d'Ercole della nostra atmosfera era non un sogno, ma ancora di più al tempo dei fratelli Wright. Oggi viaggiamo normalmente sugli aerei, si stanno costruendo aerei che volano anche al di fuori sopra la nostra atmosfera, e come dire, tutto quello che oggi possiamo pensare in maniera ragionevole e con anche molta fantasia poi guida anche lo sviluppo delle tecnologie necessarie per poterle realizzare. Lo dico spesso ed è una frase che mi piace molto, ma certo che non c'è sviluppo se non c'è la fantasia dietro. Quindi noi abbiamo un po' di fantasia, ma poi abbiamo bisogno di della concretezza per poterla realizzare, e delle conoscenze. Quindi tutta la triangolazione scienza, sviluppo tecnologico e avventura, se vuole, è un triangolo che ci sta guidando in questi giorni anche. Professore, un'altra cosa, la scuola che lei dirige, la Scuola Internazionale di Ricerca nelle Scienze Planetarie dell'Università D'Annunzio di Chia di Pescara, ha partecipato anche ad alcune scoperte importanti, per esempio quelle su Marte, che hanno individuato dell'acqua nel sottosuolo di Marte. Quindi anche in questo siete impegnati come studi, come ricerca. Le missioni su Marte, tra l'altro, sono strettissima attualità anche in questi giorni. Certamente sì, diciamo, ci sono alcuni corpi del sistema solare, intendo dire i pianeti gassosi, che sono tipicamente corpi in cui lo studio è svolto più nell'ambito della fisica. Pianeti come i pianeti rocciosi, Mercurio, Venere, Terra, Marte e la Luna, che sono più tipicamente studiati e compresi attraverso le scienze geologiche. E quindi noi come scuola di scienze planetarie perseguiamo molto questa parte qui, e la ricerca dell'acqua su Marte,
la ricerca sui sistemi idrogeologici di Marte, piuttosto che le ricerche che svolge anche in prima persona la professoressa Maria Angeli su Mercurio e anche su Marte, stanno esattamente in questo filone che peraltro caratterizza come centro di eccellenza proprio l'Università di Chieti Pescara. Grazie, allora professor Enrico Flamini, torneremo anche da lei per un altro giro di domande, sperando di riuscirci, perché le tematiche sono davvero tante, speriamo di riuscire a svilupparle tutte, ma il tempo purtroppo è tiranno. Allora io vado dalla professoressa Lucia Marinangeli dell'Università D'Annunzio di Pescara Chieti, coordinatrice della sezione Geologia Planetaria della Società Geologica Italiana, per parlare un po' delle frontiere della ricerca in ambito geologico. Ecco, lei quanto è importante la geologia in questo tipo di ricerca per cercare di avere anche nuovi spazi sicuri all'interno del sistema solare. La Terra, mi sembra anche Venere e Marte, un tempo erano pianeti che erano molto simili tra loro. Adesso siamo rimasti solo noi, diciamo, a vivere sul pianeta Terra. Venere e Marte, sappiamo, almeno per ora, da quello che si sa, non hanno forme di vita, insomma, non possono accoglierci, almeno per ora. Ecco, come la geologia in questo senso come ci aiuta anche a capire quanto i pianeti possono ospitare o meno l'uomo? Questa è una domanda fantastica in questa giornata, ovvero la giornata mondiale del pianeta Terra, quindi festeggiamo anche la Terra come pianeta all'interno di un sistema solare. Ebbene sì, lo studio dei pianeti ci sta ponendo nuove domande su quello che potrà diventare la Terra. Ecco, noi già per Marte, a partire dagli anni 70, abbiamo iniziato a vedere strutture in superficie che ricordavano reticoli fluviali e quindi, nonostante l'aridità attuale del pianeta, si è iniziato a pensare a un passato ricco d'acqua. Quest'acqua è diventata sempre più importante e numerose sono le evidenze anche attualmente nel sottosuolo attraverso una strumentazione sviluppata totalmente in Italia, perché anche dal punto di vista tecnologico queste scoperte sono state possibili grazie all'alta specializzazione e alla qualità dell'industria aerospaziale italiana. E qui la geologia ha avuto un'importanza notevole. Noi siamo abituati a vedere i pianeti come corpi astronomici e in realtà i pianeti racchiudono il loro passato, la loro evoluzione attraverso le rocce che vediamo, le strutture che vediamo in superficie. E quindi il ruolo del geologo è quello di ricostruire quello che poteva essere l'ambiente passato e confrontarlo con quello attuale. Su Marte siamo andati molto in dettaglio in questi studi. Abbiamo i dati delle sonde che sono atterrate. Pochi giorni fa, lunedì, il piccolo elicotterino ha fatto il primo volo extraterrestre e l'elicottero è associato ad un insieme di strumentazioni molto sofisticate e sicuramente avremo nuove informazioni su quello che è stato il passato ricco di d'acqua di Marte. Ma come citava Enrico Flamini, Mercurio, ecco, a breve, tra qualche anno, avremo nuovi dati su questo pianeta piccolino, vicino al Sole, totalmente arido, ma iniziamo ad avere anche lì indizi di un passato con presenza di acqua. Per non parlare poi di Venere. Venere è la prima stella della sera e l'ultima della mattina che vediamo brillare così tanto nel cielo perché è coperta da un'atmosfera così fitta e per tanti anni non abbiamo potuto vedere quello che c'era in superficie.
pensate che con l'invenzione del telescopio già Galileo aveva fatto alcune osservazioni su Marte, per non parlare poi dei satelliti cosiddetti galileiani. Quindi ecco, questa immagine che vedete è un confronto tra quello che poteva essere Venere, Marte e la Terra. Quindi quello Venere che dicevamo prima, infatti, come esatto. Poi sono però cambiati gli altri pianeti, siamo rimasti solo noi, così. Ecco, questo è il grande punto interrogativo che forse dobbiamo porcelo in una giornata come oggi dedicata al pianeta Terra, perché ancora non ci è chiaro il motivo per cui le cose sono cambiate negli altri pianeti. È da sottolineare che la Terra è l'unico pianeta del Sistema Solare dove c'è una vita così sviluppata, che tra l'altro si è sviluppata negli ultimi 500 milioni di anni della storia della Terra, quindi gli ultimi è una parte piccola rispetto ai 4 miliardi e mezzo dell'età della Terra. Quello che non riusciamo ancora a capire è cosa sia successo. E oltre ad avere la vita, la Terra è un pianeta geologicamente molto estremamente attivo. Il legame tra presenza di vita e attività geologica sembra sia veramente forte. Quindi studiare la geologia negli altri pianeti ci permette anche di capire quella che è stata la vita primordiale sulla Terra, perché prime forme fossili di batteri si trovano a 4 miliardi in rocce di 4 miliardi di anni fa, e quindi riusciamo. Io ho sempre trovato che lo studio dei pianeti, ecco ad esempio questo è un canale venusiano, per tanto tempo si è pensato che potesse essere il risultato di una lava, una colata lavica molto fluida, e adesso iniziamo invece a pensare che forse è stato davvero una forma erosiva dovuta alla presenza di acqua su Venere, un pianeta dove attualmente la temperatura in superficie sfiora i 500 gradi, quindi l'acqua lì adesso sicuramente non può esserci. Quindi la geologia ci apre nuove frontiere sia per il futuro, quello che potrà essere il futuro della nostra Terra, ma anche per capire meglio come si è evoluta a partire dalla sua nascita fino ad oggi. Spingendoci invece oltre Marte, degli altri pianeti cosa sappiamo, anche geologicamente, visto che insomma è la sua materia di riferimento? Certo, allora Marte è quello più gettonato perché abbiamo tantissimi dati, quindi gli studi geologici sono scesi in un dettaglio che in alcuni casi è confrontabile con il lavoro di campagna, il rilievo che fa il geologo andando in giro, no, nel territorio. E, per gli altri pianeti no, non abbiamo dati a sufficienza, quindi molte delle modellizzazioni geologiche sono ancora grossolane, diciamo. Di Mercurio ne sapremo qualcosa di più nei prossimi anni. Venere è un pianeta che attualmente non si prevedono nuove missioni, c'è qualcosa in fase di studio ma non è stata ancora definitivamente approvata, ci sono piccole missioni in atto, ma Venere sarà un pianeta che verrà sarà sicuramente l'oggetto di nuove missioni spaziali nei prossimi decenni. E poi ci spostiamo ai pianeti e ai satelliti, quindi i satelliti di Giove, di Saturno, le lune. Lune che hanno mostrato una peculiarità geologica notevole. Non abbiamo ad esempio Europa e Titano, che sono le due lune più studiate, perché hanno delle caratteristiche che sono conciliabili con la presenza di vita primordiale. Attenzione, quando parliamo di vita non stiamo parlando dell'omino verde che sbuca da un cratere, ma stiamo parlando di forme primordiali, quindi di batteri.
Titano con i suoi laghi di idrocarburi liquidi, quindi pensate a fare un bagno in una pozza di etano liquido dei fiumi di idrocarburi liquidi che solcano la superficie. E Europa, anche lì, Europa al di sotto della crosta di ghiaccio e roccia c'è un oceano liquido, e dove c'è qualcosa di liquido è probabile che ci siano le condizioni della vita. Quindi il ruolo della geologia è quello di identificare gli ambienti dove la vita può svilupparsi. E quindi magari immaginiamo anche che quando avremo una base stabile su Marte, probabilmente quella sarà un nuovo punto di partenza per andare poi alla scoperta anche di altri pianeti, spingendoci ancora più oltre. Certo. Adesso vorrei andare però dal colonnello Bartolomeo Dipinto e ritornare un poco anche al libro di cui parlavamo prima, Dallo Sputnik a Marte e oltre, perché appunto i tre autori, due li abbiamo appena sentiti, Lucia Marinangeli ed Enrico Flamini, c'è anche lei tra gli autori di questo libro, e in questo libro lei ha ripercorso anche un po' la storia di queste esplorazioni scientifiche spaziali. Vogliamo brevemente appunto cercare di fare un po' il punto sulle esplorazioni spaziali, anche con uno sguardo particolare magari al ruolo dell'Italia in questo fantastico viaggio? È una domanda molto impegnativa, perché dopo questi dotti interventi io vi porto un po' più a terra, perché io vi voglio parlare invece del grosso privilegio che io lo sento, ma non tutti si rendono conto del grosso privilegio che abbiamo avuto noi uomini, che ci abbiamo adesso qualche capello argentato, a vivere in diretta questa grandissima conquista dell'umanità che è lo spazio. E ci rendiamo conto, come aveva detto Armstrong, aveva parlato piccolo passo dell'uomo e grande balzo per l'umanità, ma ci rendiamo conto che fu veramente un grandissimo balzo quello che fu fatto, se teniamo presente che nel 1957 c'è stato il primo lancio dello Sputnik. 20 anni prima, nel 1937, noi non volavamo, almeno i civili, non esistevano ancora gli aerei civili che portavano, nel senso, dall'Europa in America, si andava col dirigibile e ci volevano 3-4 giorni di volo, per arrivare, per andare dall'Europa in America. E proprio nel 1937 poi ci fu un bruttissimo incidente, l'ennesimo, di un dirigibile dell'Hindenburg, morirono tante persone, fu un incendio in atterraggio nel New Jersey, e quindi da allora poi non si volò più con i dirigibili. Però, ripeto, stiamo parlando di 20 anni prima del lancio dello Sputnik, quindi è stato veramente una cosa veramente pazzesca, un grosso privilegio che è toccato a noi. Poi la conquista della Luna, ancora di più, perché abbiamo potuto ammirare in diretta televisiva quello che stava avvenendo in questa conquista, paragonabile, non lo so, forse alla conquista, alla scoperta dell'America, forse. Quindi dopo il lancio dello Sputnik del 57 iniziava questa meravigliosa avventura dell'uomo nello spazio, una delle più ardue mai tentate, seguita poi dal primo essere vivente, la cagnetta Laika, che purtroppo fu sacrificata per la scienza. E dopo un paio di mesi, nel 31 gennaio del 58, anche gli americani riuscirono ad andare nello spazio con l'Explorer. Quindi dopo queste prime, da allora poi sono state tantissime le scoperte scientifiche e le conquiste con il contributo determinante degli italiani. Ora sappiamo molto di più di questo universo di cui noi facciamo parte, quindi abbiamo avuto un'idea da quello che hanno detto i nostri esperti. L'impiego dei razzi e dei satelliti
ha consentito di superare queste notevoli limitazioni imposte dall'atmosfera terrestre e così con le sonde Explorer, Mariner, Lunik, Viking, Venus, Galileo, Magellano e tante altre abbiamo avuto la possibilità di approfondire le conoscenze del nostro sistema solare, così come con le sonde Pioneer e Voyager siamo arrivati ormai ai confini del sistema solare e queste sonde portano anche dei messaggi per eventuali civiltà extraterrestri. Le missioni Apollo ci hanno portato sulla Luna, la missione Cassini-Huygens, una missione pazzesca, una doppia missione perché ci ha portato su Saturno, farci vedere da vicino come sono questi anelli di Saturno, e sappiamo tutti, sono fatti il 99% di ghiaccio e polveri, e poi una parte di quella missione, la Huygens, è andata su Titano, quello che diceva adesso la professoressa Marina Angeli, che è una luna di Saturno, dove scorrono dei liquidi, ma non si tratta di acqua, ma si tratta di metano. Okay, io per quanto riguarda, non vorrei, perché chiaramente la storia è talmente lunga e talmente grande, la tradizionale figura dell'astronomo è stata affiancata in questi anni da scienziati ed esperti di altre discipline, appunto vediamo la geologia, la biologia, la fisica, l'elettronica, l'informatica, eccetera. Fondamentale per esempio è la collaborazione dei geologi, come abbiamo visto la professoressa, per l'interpretazione dei dati delle missioni planetarie, per studiare l'evoluzione dei pianeti, ma queste cose sono utilissime poi per capire anche la nostra Terra, comprendere quale sarà l'evoluzione appunto della nostra Terra, come hanno detto. Lo stesso i biologi che ci aiutano a scoprire eventuali fonti di vita nell'universo o comunque adesso nel sistema solare, e non so, le scoperte della fisica, ecco qui il nostro professore Enrico Flamini è un fisico, grazie alla fisica noi sappiamo che la produzione di energia nelle stelle è dovuta alla fusione nucleare che appunto permette di accendere queste stelle. Il ruolo dell'Italia qual è stato in tutto questo? Ma il ruolo dell'Italia, magari se abbiamo un'altra un'altra puntata, un'altra trasmissione. Un'altra cosa, perché tantissimo, perché gli italiani hanno dato un grandissimo contributo. No, io, siccome lei mi chiedeva qualche aneddoto, qualche cosa curiosa, c'è una cosa per ora, questo primo saluto, così non voglio rubare, perché noi abbiamo la fortuna di avere in linea delle persone veramente, e mi dispiace, io metto a raccontare queste cosette quando noi possiamo sentire i loro pareri. Adesso scientifici. Ci ritorniamo, facciamo un altro giro di domande. Però volevo raccontare questa, oddio, ho perso il filo. Aneddoti e curiosità, dicevamo. Sì, che nel 1960, chiudiamo con un aneddoto simpaticissimo, bellissimo, molto delicato. Nel 1960 i sovietici naturalmente erano i primi lanci ed erano alla ricerca delle fonti di vita, della sopravvivenza nello spazio, e lanciarono tra l'altro due cagnolini, Belka e Strelka. Questi due cagnolini erano uno maschio e una femminuccia, e li mandarono apposta per vedere che cosa combinavano, no? Però a differenza della cagnetta Laika che sacrificata, loro sono ritornati sulla Terra, poi sono nati sei cuccioletti e uno di questi cuccioletti è stato regalato ai figli del presidente Kennedy, dai russi. Quindi in quel momento di guerra, di questa forte guerra fredda, insomma, forte tensione politico-militare che c'era tra le due superpotenze, fu un atto veramente molto delicato e di grande sensibilità. E quindi un gesto, insomma, sì, davvero una mano tesa in quel momento. Allora facciamo un altro giro di domande, anche di risposte, questa volta magari un po' più brevi perché abbiamo soltanto un quarto d'ora ancora a nostra disposizione. Allora, Presidente Luciana Vecchi, sappiamo che lei è impegnata anche con il Rotary nel sostegno appunto dello studio, della cultura per i più giovani, che poi saranno magari anche i futuri astronauti, insomma, quelli che domani andranno alla conquista di nuovi spazi. E ci sono delle borse di studio anche che come Rotary insomma, avete messo a disposizione appunto di chi vuole impegnarsi nello studio e anche nell'accrescimento. Certo, nello questo specifico noi avevamo previsto proprio per il 60° della
dell'avventura dello Sputnik, del lancio del primo uomo nello spazio a bordo dello Sputnik, avevamo previsto di fare un incontro e qualche cosa per i ragazzi, per i giovani. Però poi, pensando alla data, che era il 12 aprile, ricadeva il 60° il 12 aprile, abbiamo pensato che in concomitanza ci potessero essere tante trasmissioni già organizzate, e quindi abbiamo puntato proprio sul 22 aprile, perché come ha detto la professoressa Marina Angeli è la giornata mondiale della Terra, quindi doveva essere proprio un indicativo di questo. E per venire al nostro rapporto con i giovani, in questo anno noi ci siamo prodigati molto per mettere in campo delle iniziative che potessero essere di sostegno alla formazione, ma anche di orientamento al mondo del lavoro per i giovani, perché con la pandemia tutta l'attenzione si è focalizzata su tanti ambiti del mondo lavorativo e non si è pensato che invece potessero essere proprio i giovani ad essere trascurati e a soffrire ancora di più. E quindi anche per incoraggiare, per dimostrare che noi possiamo anche come Rotary creare delle opportunità per valorizzare e anche investire, no, nelle capacità dei giovani, abbiamo destinato due borse di studio a due ragazzi, due giovani laureati, un ragazzo e una ragazza, quindi la par condicio è assicurata, parità di genere. Sì, che si sono laureati con il massimo dei voti, con la lode e anche la dignità di pubblicazione della tesi. Si sono ambedue laureati in scienze e tecnologie geologiche della Terra e dei pianeti presso l'Università d'Annunzio, quindi sono presso la nostra università. E tuttora sono molto impegnati questi ragazzi nella prosecuzione degli studi e anche della ricerca con gli ambiti che già avevano curato, come è stato detto prima, la luna di Giove, la luna ghiacciata Europa e le altre lune e anche Saturno e Nettuno. Quindi proseguono un po', esplorare, come ha detto lei prima meravigliosamente, è nella natura dell'uomo. L'uomo si è sempre mosso per terra e per mare, a piedi, a cavallo, sulle caravelle, e adesso è lanciato e proiettato nello spazio. Infatti questo viaggio che i nostri protagonisti ci hanno fatto, così ci hanno regalato in pillole, è qualche cosa di meraviglioso, e io sono molto orgogliosa di questo, di poter proporre una replica nel mese di maggio con i nostri amici ospiti, se ce ne daranno l'opportunità, destinandola al mattino in collegamento con le scuole di ogni ordine e grado, perché i ragazzi ne hanno bisogno di approfondire ciò che apprendono a scuola nelle materie scientifiche, ma anche in quelle classiche, non lo dimentichiamo, quanta parte hanno nella formazione dei giovani, anche dei nostri, del fisico, dell'ingegnere, della professoressa, del colonnello, sono tutti usciti, anche lei, tutti usciti dalle scuole, da ottimi docenti che li hanno fatti innamorare poi delle varie discipline, delle varie discipline, i ragazzi. Quindi questo è un modo, anche il mese di maggio per i Rotary è il mese dell'azione per le nuove generazioni, e quindi contiamo di replicare, di consegnare queste borse di studio proprio nel mese di maggio, ma speriamo di affiancarne di più ancora i giovani in altre esperienze che già stiamo facendo con loro. Grazie Presidente Luciano Vecchi. Io vorrei ritornare per un altro breve giro di domande e di risposte, in questo caso dall'ingegner Malerba, perché ultimamente si parla anche di ritorno frequente, insomma se ne parla frequentemente di un ritorno sulla Luna e di viaggi spaziali aperti anche ai privati. Lei ai giovani, visto che parlavamo anche con la Presidente Vecchi, dei giovani che si affacciano o si vorranno affacciare a queste discipline che oggi abbiamo trattato, a un giovane lei cosa direbbe? Consiglierebbe comunque questo percorso?
Allora, mi permetto di deviare un po' dalla domanda perché dobbiamo, come dire, energizzare la trasmissione. Io ho giusto due pillole da raccontare. Una è che esiste un Festival dello Spazio che organizziamo assieme a Emilio, a Enrico Flamini, e che tra l'altro ha messo a concorso un tema che è quello della motivazione del volo umano nello spazio. È un qualche cosa che tra l'altro risuona con l'apertura di un nuovo bando dell'ESA per una nuova generazione di astronauti che giusto appunto potrebbero anche in un orizzonte non troppo lontano arrivare a circumnavigare, forse anche a sbarcare sulla Luna. Il concorso è aperto fino all'8 di maggio e quindi incoraggio chi volesse andare sul sito festivaldellospazio.com e eventualmente mandare un elaborato. L'elaborato deve essere interdisciplinare perché non crediamo che le motivazioni del volo dello spazio siano soltanto scientifiche, ci sono anche delle motivazioni di carattere filosofico, di carattere spirituale, infatti nella giuria abbiamo anche un teologo giusto appunto che porta il suo contributo. La seconda pillola che volevo destinare ai nostri ascoltatori è quella relativa alla prefazione che ho scritto, una prefazione nella quale ci porta un attimo a un messaggio verso la politica. Dovete sapere che la Stazione Spaziale Internazionale ha rischiato di non essere mai costruita perché c'era una mozione al Congresso degli Stati Uniti per abbandonare la costruzione della Stazione Spaziale Internazionale nel 94, così come poi fu abbandonato il Super Collider. Gli americani avevano intenzione di costruire una specie di secondo CERN, ma decisero poi di non farlo. Alla stessa maniera avrebbero potuto decidere di non fare più la Stazione Spaziale Internazionale. Ebbene, il voto al congresso era 214-214 e c'era un ultimo deputato che doveva votare, certo John Lewis, un deputato che è morto l'anno scorso, che quindi fa piacere anche ricordare, il quale fu tra virgolette aggredito mentre entrava nella sala nell'emiciclo per votare dall'allora presidente della NASA, Dan Goldin, che tra l'altro è stato anche il mio presidente all'epoca del mio volo. E Dan Goldin gli dice: guarda, il destino dello spazio americano nelle tue mani. Il John Lewis è entrato nell'emiciclo e ha detto: io voto a favore perché quando dobbiamo risparmiare noi dobbiamo tagliare sulle cene al ristorante, ma non tagliamo sull'educazione dei figli. E la costruzione della stazione spaziale, l'avventura spaziale è qualcosa di fondamentalmente importante, così come la conoscenza che vogliamo trasmettere ai nostri figli. E credo che questo sia un messaggio importante, un messaggio che riguarda anche un'altra sfera che non è soltanto quella degli amatori dello spazio, della tecnica, degli scienziati che ovviamente sono innamorati di quello che fanno, ma anche di coloro che destinano risorse a questo o a quel programma e devono tenere in conto anche dell'importanza del programma spaziale. Ingegner Malerba, brevemente, proprio risposte rapidissime perché siamo quasi in chiusura. Le è mai capitato di avere a che fare con un terrapiattista? Visto che abbiamo parlato di progressi scientifici, eppure oggi, nel 2021 dopo Cristo, c'è gente che continua magari a negare, forse anche solo per il gusto di far polemica. Però, a titolo proprio così, di curiosità, le è mai capitato di parlare con un terrapiattista? Proprio lei che è stato il primo astronauta italiano a viaggiare nello spazio? È difficile dialogare con i terrapiattisti. Io credo che è importante divulgare, difatti il Festival dello Spazio è un momento di divulgazione, anche questa trasmissione che stiamo facendo è un momento di divulgazione perché racconta ad un pubblico largo l'avventura dello spazio, lo fa capire, fa appassionare, quindi tutto ciò che fa appassionare anche il pubblico largo è bene. Ma francamente bisogna rimanere nell'ambito del rigore scientifico, nell'ambito delle verità, di ciò che è sperimentato, di ciò che è verificabile. Quindi purtroppo non ho nessuna affezione per i terapeutisti e ho anche un po' di, come dire, di distacco rispetto agli ufologi, perché sebbene ci siano effettivamente dei fenomeni strani nel cosmo, tant'è, preferiamo cercare delle risposte razionali piuttosto che
ipotesi un po' troppo fantascientifiche. Grazie ingegner Malerba, andiamo velocemente anche dal professor Flamini per un ultimo giro, insomma siamo davvero alle conclusioni. Professor Flamini, le vorrei girare anche la domanda che ho fatto all'ingegner Malerba sui terrapiattisti, se mai ha avuto a che fare con queste persone, ma in realtà lasciamo da parte queste insomma teorie che io definirei davvero ridicole senza mezzi termini, per invece continuare a parlare di progetti scientifici. Cosa c'è in atto in questo momento? Perché si parla addirittura di un ascensore spaziale? Condivido in pieno il discorso sul terrapiattisti e non credo che uno debba perdere tempo e intelligenza con chi l'intelligenza non la vuole usare, e di tempo evidentemente ne ha tanto per rompere le scatole agli altri che lavorano. Detto questo, diciamo, il punto qual è? Il punto è che abitiamo su un pianeta piuttosto grande con una certa gravità e ce ne accorgiamo tutti i giorni, ogni volta che facciamo le scale, ogni volta che vogliamo fare un salto, quanto la Terra ci riporti verso la sua superficie. Lasciare la Terra è un qualcosa che richiede tantissima energia. Ora, ci sono varie maniere, e le stiamo usando, la propulsione chimica, si userà di più la propulsione elettrica per andare da un pianeta all'altro, ma sempre la gravità va lasciata. L'idea splendida, che non è nuova perché è di un certo Tsiolkovsky e quindi un'idea che risale alla fine dell'Ottocento, di fatto, fine 800, primi 900, è quella di alzarsi dalla Terra fino a un certo punto con un mezzo di tipo meccanico. E quando si è sufficientemente lontani dalla superficie della Terra, a quel punto poter utilizzare una propulsione, diciamo, in qualche maniera o chimica o elettrica che sia, a razzo, ovvero espellendo materia e muovendosi in senso opposto. E questa è un'idea che è stata studiata a lungo e ancora studiata, ha una quantità di difficoltà tecnologiche, ingegneristiche e realizzazione pazzesca e sarà difficile da realizzare, e anche politicamente, perché mentre si può, e quello che succede, più nazioni hanno siti di lancio e hanno razzi che vanno nello spazio, vettori più potenti, meno potenti, adesso i privati stanno cambiando completamente, radicalmente il panorama. Vediamo la scelta che ha fatto NASA in questi giorni di utilizzare i vettori di SpaceX per andare sulla Luna. E nonostante questo, invece, se andiamo su un ascensore spaziale, dovrà essere costruito da qualche parte e non può essere la realizzazione di una nazione, è la realizzazione dell'umanità. E questo significa avere un'infrastruttura politica, prima di tutto, che consenta di poter mettere insieme le risorse di tanti paesi al fine di aiutare l'umanità ad arrivare più facilmente agli altri pianeti e alle stelle. Quindi anche un modo, insomma, per andare ancora una volta oltre. E, grazie anche al professor Flamini. Ultima domanda anche per la professoressa Marinangeli, brevemente. Questo è un settore, un po' quello dello spazio, in cui hanno un po' primeggiato gli uomini. Attualmente qual è il ruolo delle donne, professoressa, in questo fantastico settore che è quello delle esplorazioni spaziali? Il ruolo delle donne è stato ed è ancora fondamentale. Quindi le opportunità ci sono, lo dimostro anche io, che anche il mio settore, il settore della geologia, è a prevalenza maschile, ma ci siamo tante donne, forse non siamo ancora tante nei ruoli chiave, ma dimostrando tutto quello che sappiamo fare, sicuramente ci arriveremo. Vorrei solo citare un ruolo importante di una nostra italiana, la Simonetta Di Pippo, che è a capo dell'ufficio degli affari dello spazio dell'ONU, giusto? Quindi è comunque un ruolo
importantissimo, di grande responsabilità, e Simonetta ha dimostrato che le donne possono farcela anche ad arrivare a posizioni molto elevate. Quindi ben vengano le donne nella scienza, nelle materie scientifiche. Noi anche cerchiamo all'università di incoraggiare ed avvicinare le studentesse verso le materie scientifiche. È fondamentale, è davvero molto importante. E sarà magari terra di nuove conquiste anche questo. Grazie alla professoressa Marinangeli. Colonnello Di Pinto, anche qui ultimo secondi. Giro, abbiamo veramente 30 secondi. 30 secondi. Se ha un altro aneddoto l'Italia. Magari. Beh, 30 secondi, mi ha chiesto dell'Italia prima. Dell'Italia, ma io aspettavo di avere almeno un paio d'ore. Ma va bene. Sarà per la prossima trasmissione. Allora, però vorrei ricordare Broglio, un grande patriota italiano, un generale dell'aeronautica, generale Luigi Broglio, che ha portato, è stato quello che ha fatto diventare l'Italia, ha portato l'Italia nello spazio nel 1964, in piena guerra fredda. Mentre le due superpotenze gareggiavano tra di loro, si è inserita l'Italia, questa piccola nazione, dopo le macerie della Seconda Guerra Mondiale. Broglio è riuscito a lanciare un nostro satellite nello spazio, il San Marco 1. E non è stato solo quello, perché poi ha lanciato ben 30 tra satelliti e razzi, ed è stato per l'Italia è stato veramente un momento importantissimo, è durato fino al 1988, poi le solite vicende economiche italiane hanno portato, è finito anche il discorso di quello spazio, però gli italiani stanno dando moltissimo, hanno dato e stanno dando moltissimo, adesso non possiamo ricordare, ma ci stanno gli astronauti, per esempio sono ben 7 astronauti che l'Italia ha dato allo spazio in 13 missioni, perché poi molti hanno fatto 2 o 3 missioni. Quindi poi ci sono dei campi in cui l'Italia sta andando fortissimo, per esempio si parlava dei voli spaziali e forse non tutti sanno, diamo una notizia così, qualcuno che vuole fare un volo turistico nello spazio, è stato firmato un accordo un paio d'anni fa per fare questi voli spaziali nello spazio dall'aeroporto, ma allora si chiama spazioporto, perché poi si chiamano spazioplani, i nuovi velivoli del futuro. Dallo spazioporto di Grottaglie si potrà decollare e andare fino a oltre 100 km, solamente che ci vogliono 250.000 euro per fare questo voletto. Diciamo che non è per tutti, ecco. Però magari qualcuno che ci andrà ce lo sono potrà raccontare. Sono voli turistici comunque. Esatto. Grazie anche al colonnello Di Pinto. Siamo ai saluti, siamo davvero alle conclusioni. Presidente Luciana Vecchi. Ho aperto e mi fa piacere concludere per ringraziare i nostri cari amici, il colonnello Di Pinto, la professoressa Marinangeli, Franco Malerba, l'ingegner Franco Malerba e il professor Enrico Flamini, che io invito anche per un prossimo incontro da destinare veramente ai ragazzi e agli studenti, perché l'aspettano, perché lo meritano e perché i ragazzi sono i futuri fisici, i futuri ingegneri, i futuri colonnelli dell'aeronautica. E io voglio onorare questa emittente con il dono del nostro guidoncino che prima avevo fatto vedere all'inizio, quando ho detto che l'astronauta aveva messo in orbita un guidoncino del suo club Rotary. Questo è quello nostro, lo voglio lasciare a Rete 8. Perché sono legata da moltissimi anni, da più di 40 anni a questa emittente. Ero amica del famoso direttore Pasquale, non più presente tra noi, Pasquale Paciglio, grande direttore, un grande amico e socio del nostro Rotary. Di questo siamo molto orgogliosi, quindi lo lascio qui. Grazie. Ed è un dono proprio in sua memoria, ma grazie. A testimonianza di tutta la nostra riconoscenza per averci seguito in tanti anni, non aver seguito il Rotary, ma aver seguito anche me
che come preside ho organizzato tanti convegni e tante manifestazioni, e l'emittente è stata la sempre molto... La ricordiamo anche come dirigente scolastica di vari vicina. Istituti. Grazie. Allora, la professoressa, in questo caso lo diciamo, ma anche presidente Luciana Vecchi del Rotary Club Pescara Ovest, Gabriele D'Annunzio, grazie ai nostri ospiti collegati via Zoom, l'ingegner Franco Malerba, primo astronauta italiano della storia, professore Enrico Flamini, planetologo e presidente della Scuola Internazionale di Ricerca nelle Scienze Planetarie dell'Università D'Annunzio di Chieti Pescara e già capo coordinatore scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana, e grazie anche alla professoressa Lucia Marinangeli dell'Università D'Annunzio di Pescara Chieti e coordinatrice della sezione Geologia Planetaria della Società Geologica Italiana, e grazie anche al colonnello Bartolomeo Di Pinto, colonnello a riposo dell'Aeronautica Militare Italiana. Grazie a voi ovviamente per aver seguito questo nostro speciale, le esplorazioni spaziali dallo Sputnik a Marte e oltre, trasmissione che termina qui. Permettetemi anche di ringraziare in regia Andrea Di Fabio. L'appuntamento chi sta sarà ad una prossima trasmissione, alle prossime conquiste scientifiche e spaziali, e con questo ci salutiamo, buona serata a tutti, grazie. Let the children use it, let all the children boogie.